Anna Pavegnano, al Cineporto si parla di libri, di film, ma qual è il rapporto tra cinema e letteratura? Beh, c'è un rapporto molto stretto perché intanto da molto tempo si traggono film da libri, anche film famosi, vecchi che non sappiamo, poi si scopre che sono stati tratti da famosi libri e romanzi. Poi sempre di più c'è questa diciamo abitudine, questo interesse a trarre film dai romanzi. Spesso credo che cioè, è una cosa interessante e importante, penso che abbia solo un limite, è quello che a volte alcuni autori scrivono già pensando al film, e credo che questo un po' limiti la libertà della scrittura. Quindi bisognerebbe ecco, scrivere liberamente, e poi se qualcuno vuole fare un film va benissimo, insomma. Il suo libro, In bilico sul mare, è diventato un film sul mare che sarà proiettato questa sera. Ma come un libro, come diventa un film? E beh, bisogna fare un grosso lavoro di adattamento, e che sembra facile, ma non lo è, perché è come ricominciare da capo, insomma, perché se si fa una sceneggiatura troppo aderente al libro, in genere il film diventa piatto. E quindi bisogna reinventare il libro, far propri tutti gli elementi del libro e riscrivere in qualche modo una storia che rispetti quella del libro, ma che non sia esattamente la stessa cosa. Ed è un lavoro proprio diverso dallo scrivere un libro, dallo scrivere una sceneggiatura, insomma, richiede un bell'impegno. Parliamo dell'ultimo romanzo, il nuovo, La svedese. Qual è la trama? Cosa si parla? Allora, è una storia d'amore, però diciamo che è un amore che inizia bene, ma poi presto diventa invece una tragedia interiore per la protagonista, e questo perché questa donna, questa ragazza, perché la protagonista è una 30-35enne, che ha avuto un'infanzia che ha in qualche modo condizionato il suo modo di vivere i sentimenti, di vivere i rapporti, e l'ha condizionata nella direzione di togliersi, di tirarsi indietro, non di non coinvolgersi, ma di avere paura di dare fastidio, di richiedere troppo. E questo è un modo di vivere i sentimenti che in qualche modo la paralizza, paralizza il rapporto, crea tra lei e quest'uomo di cui si innamora una grossa ambiguità che non racconto perché è da scoprire, e lei arriva a dei livelli di sofferenza tali quasi da rasentare una follia, quasi omicida, insomma.